Buonasera e benvenuti a tutti alla presentazione della Sergio Bonelli Editore di Tex Frontera. Con voi ci saranno Mauro Boselli, curatore editoriale di Tex, autore di Dampire, scrittore del volume Presentiamo Oggi, e Mario Alberti, celebre disegnatore, in forza per tanti anni alla Sergio Bonelli Editore, prima di spiccare il volo per mercati internazionali. Abbiamo il piacere di averli con noi e speriamo che sia un piacere anche per voi vivere questo incontro. Ci sono dei posti in prima fila, se qualcuno vuole sedersi noi non dispariamo, siamo disarmati, non abbiamo portato le Colt 45. No, è stata a casa. Ecco, e neanche... Che cosa usa Nathan Never? Una pistola a raggi? No. No. La pistola che gli capita. Quello che gli capita, va bene. Ha il pregio di essere come di fantasia. Esatto. Invece sai bene che Tex usa una Colt 45 e un Winchester 73 e alcuni disegnatori come Civitelli sono molto severi su come gli altri disegnano le armi. Ma infatti è stato molto utile Civitelli, perché esatto. È stato il primo da cui mai mandato per chiedere. Poi in realtà però qua è meno d'altro. Sì, qui siamo, adesso lo diremo. Io quando ero piccolo leggevo tanti fumetti, non leggevo solo i fumetti Bonelli, chiaramente ho cominciato a leggere Tex quando ancora non andavo a scuola, e allora uscivano il formato a strisce. Qualche anno dopo, quando andavo a scuola, ho scoperto anche il formato francese, perché uscivano le storie francesi, venivano pubblicate sul Corriere dei Piccoli. La Mondadori aveva pubblicato questa bellissima collana, si chiamava I Classici e l'Audacia, in cui uscivano le grandi storie francesi di Michel Vaillant, di Blueberry, del professor Mortimer, eccetera, eccetera. Erano albi magnifici, molto diversi dai nostri. Io poi ho, adesso per fortuna esiste la ristampa di Linus, che io consiglio a tutti di acquistare, che c'è con Repubblica. Su Linus ho scoperto che esistevano degli altri fumetti. Beh, lo sapevo già perché leggevo Flash Gordon, Mandrake, no? L'uomo mascherato. Anche Asterix. Sì, ma c'era Asterix, sì. È uscito Asterix da Mondadori nel 64, diciamo, quando già andavo in prima media, poi è arrivato Linus. Questo è per dire che il fumetto, adesso ci sono i manga, che ho scoperto dopo con mio terrore, ma sono interessanti anche quelli, ero già grande, per cui non li ho apprezzati come meriterebbero. Il fumetto si esprime in vari modi, cioè non esiste soltanto quello che abbiamo conosciuto noi da bambini, che potevano essere le strip di Black Macinio o di Tex Willer o di Zagor. Esistono le tavole a colori americane di Flash Gordon o di Principe Valiant, che erano magnifiche. Esistono le strip americane, esistono i comic books americani di supereroi, ma soprattutto esiste questo magnifico formato che a me è sempre piaciuto tanto, che anche noi della Bonelli tanti anni fa abbiamo provato. Io non c'ero ancora, però ero lì perché ero amico di Gianluigi Bonelli, il grande creatore di Tex Willer e di suo figlio e dei suoi figli, e quindi ho visto la creazione di Un uomo all'avventura, che era una collana di albi molto belli, rilegati, in cui i grandi del fumetto italiano, come Toppi, Battaglia, lo stesso Pratt, anche Manara ne ha fatto uno, su sceneggiature in genere di nostre, nel senso di Castelli, di Decio Canzio, di Sergio Bonelli, alias Guido Nolita, si cimentavano con questo formato grande, con varietà libera di interpretazione grafica. C'era anche Michelucci ha fatto molto per noi. Io ho iniziato a lavorare alla Bonelli facendo con Tiziano Sclavi Pilot, la versione italiana della famosissima rivista francese in cui veniva pubblicato Asterix, veniva pubblicato Blueberry, il famoso tenente Blueberry di Charlier e Giraud alias Mebius. Bene, per me era come tornare a casa anche lì, perché lavoravo in una sezione di staccato, lavoravo anche alla Bonelli, lavoravo sul comandante Mark dell'SGS, il piccolo Ranger, cose tradizionalissime nel formato italiano, ma lavoravo anche con Tiziano. Lui lo traduceva lui meravigliosamente a Isno Gu, che è una favolosa serie comica umoristica di Goscinny, l'autore di Asterix. Pubblicavamo albi francesi e spillati, per cui costavano poco, ma erano anche di questo stesso formato, per cui a quell'epoca la Bonelli, tra gli anni 70 e gli anni 80, pubblicava moltissimo materiale o francese o simile a quello francese, come il caso di Un uomo all'avventura, che erano edizioni bellissime. Per cui, quando qualcuno pensa che questa sia una novità per noi, anzi, ho visto che ce l'ha poi, grazie, in realtà dimentica, forse ignora questo particolare. Per cui devo dire che è stata mia la colpa, spero che non sia
tanto sia solo veniale, il peccato veniale, di avere l'idea di fare questa collezione. Il destro, oppure la possibilità di renderla concreta, me l'ha data Serpieri, senza volere. Come sapete, Serpieri aveva proposto alla Bonelli di fare Tex. Per molti anni non si è concretizzata questa idea. Poi, improvvisamente, lui ha voluto fare questa storia molto carina, però molto libera, che lui ha scritto, disegnato, colorato, interpretato a suo modo, e che abbiamo pubblicato. Beh, noi volevamo pubblicarla in un'altra veste, però quando lui l'ha fatta un po' più lunga di quello che noi pensavamo, ecco che abbiamo deciso di dedicare a Serpieri un cartonato. A questo punto era normale che la mia famosa idea, che era anche stata un paio d'anni, venisse poi realizzata in qualche modo. Abbiamo detto, agganciamoci a questo cartonato, come ho spiegato nella brevissima prefazione a questo libro. Abbiamo provato a fare dunque Tex gestito da noi, ma nel cosiddetto formato della scuola franco-belga, che ha dato al fumetto western tantissimi capolavori come Comanche di Herman, oppure Buddy Longway, oppure Blueberry, già citato. Era una cosa che sembrava abbastanza difficile. Secondo me, almeno questa volta è abbastanza riuscita, ve lo dico da solo, ma ci credo, insomma, dal punto di vista produttivo la cosa ha funzionato, anche perché grazie a Mario, ecco, io stavo cercando un disegnatore per cominciare, veramente non sapevo che pesci pigliare, pensavo qualcuno che avesse lavorato già in questo formato, e il direttore Marcheselli mi ha detto, perché non usare Mario Alberti? Sulle prime ho detto, Mario, ma che cavolo sa di western? Lascio un attimo la parola a te, perché magari invece ne sapevi tanto. Ma invece non sapevo assolutamente niente, per cui è una cosa... No, quando me l'hanno chiesto sono caduto dalla seggiola, perché proprio non mi sarei mai aspettato di avere l'opportunità di fare Tex, perché è un mondo che proprio conosco molto poco. Però ti ho detto, quanto tempo ti ho dato per decidere? Ah, ma io non ci ho messo niente. Mi ti ho dato un giorno per decidere, sì, un giorno di te. A Marcheselli ho detto sì, cioè nel momento in cui me l'ha chiesto si dice di no a Tex. Sì, devo dire che il primo disegno, ne ha fatti due, ha fatto un disegno pieno di cose che era abbastanza difficile giudicare, però ha fatto poi questo studio, credo che fosse questo, o sbaglio? Sì, anche perché all'inizio si parlava di un Tex. Sì, un Tex, certo, è diverso da quello che c'è dentro, è un Tex maturo, un Tex normale, no? Sì, sì. Poi però, per caratterizzare la serie, che non so se sarà sempre così, anzi purtroppo no, perché ci sono anche dei motivi di produzione per cui... Però abbiamo deciso di fare una storia del Tex giovane, giusto? All'inizio si pensava 1860, poi ho pensato che nel 1860 non ci sono le armi a ripetizione, era complicato, lui spara con due pistole, diventava poco riconoscibile, per cui non è più ventenne, è trentenne. Il labbro è databile perché si parla della Comune di Parigi, quindi siamo almeno nel 1871-72. Quindi secondo i miei calcoli, che dovrei conoscere Tex molto bene, ma sapete queste cose qua sono un po' giustamente aleatorie in fumetto, in quel momento Tex nasce nel 1858-59, per cui dovrebbe avere tra i 30, sì. Quanti anni ha? No, 48. 48, 48. Sì, sì, ma aspetta, 48-49, lui partecipa alla guerra di successione, 38. Sì, quindi nel... Ok, avete capito che Tex è un personaggio di fantasia, è difficile capire quando è nato. Però ha una trentina d'anni qua, questo è chiaro. E la sorpresa che avviene a chi lo legge è che poi arriva un altro personaggio, lo si vede abbastanza giovane, si capisce il colore del pizzetto e dei baffi, quindi si capisce che non è ancora quel vecchio cammello che conosceremo poi, è un vecchio cammello, diciamo... Comunque viene chiamato vecchio cammello. Sì, sì, cioè, beh, rispetto a Tex ha comunque una quindicina d'anni in più. E quindi abbiamo deciso di fare una storia di Tex giovane, anche insolita. Quali sono gli elementi insoliti secondo te che abbiamo introdotto? Cioè, dal punto di vista della sceneggiatura, voglio dire adesso, prima di parlare della grafica. Beh, l'elemento di novità principale penso che sia proprio il layout della pagina, no? Cioè, l'idea e l'ambizione di abbandonare il formato Bonelli su tre strisce classico per andare sul formato francese, che essendo più grande permette di lavorare di massima su quattro strisce, che però possono diventare 5, 1, 6 verticali piuttosto che orizzontali, strette, cioè il formato e l'idea di voler produrre un albo come una bedè in pratica di Tex. La bedè è bande sinè, per chi non lo sa. Da
per tradizione francese, per quella è stata l'evoluzione del fumetto in Francia, proprio la possibilità di spaziare di più, di essere più liberi con le altre pagine, senza mai rinunciare alla leggibilità, perché certo. Penso che non sia... Beh, il punto, la difficoltà maggiore per descrivere la storia, non per disegnarla, è che abbiamo solo 46 pagine a disposizione. Il formato francese classico che si è cristallizzato negli anni 60, poi ci sono delle variazioni, ma permette editorialmente 46 pagine. Quindi sono 46 pagine giganti. Negli anni 60 le storie di Blueberry, o quelle di Michel Vaillant, o quelle del professor Mortimer, che spero che abbiate letto perché sono bellissime, erano piene di testo, sono dei testi che adesso anch'io faccio fatica a leggere, non solo per la vista, ma proprio per siamo disabituati. Adesso il fumetto francese, pur mantenendo questo formato, è molto grafico, molto più... un po' più snello. Più snello, c'è meno dialogo. Comunque bisogna tenere conto del fatto che in media in una pagina hai qualche vignetta in più, però ogni tanto delle splash pages, hai dei vignettoni che danno aria, eccetera. La difficoltà era di condensare una storia di testo in questo formato, rendendolo lo stesso ricca. Ecco, io credo di esserci riuscito nei limiti del possibile, data appunto se l'avessi fatto negli anni 60 con quei mazzilloni di testi, forse sarei riuscito più facilmente. Però diciamo che se uno è paragonandolo a un albo di Comanche, della serie Comanche di Herman, più o meno questa è la durata di lettura, è quella. La difficoltà era quella. Chiaramente, oltre alla libertà grafica, c'è anche una libertà narrativa che permette stacchi veloci, per forza, perché se tu non fai una scena che a volte dura mezza pagina, non puoi procedere, la storia non ci sta. Le novità interne, oltre al fatto che Tex è giovane, sono alcune novità che in realtà non sono novità perché si sono viste nella saga. Tex prigioniero si è visto nella saga, nella famosissima storia di Bonelli, La cera della morte, che era una storia di 5 volumi, no? 4 volumi e mezzo, quindi la differenza narrativa è come paragonare un epiglio di Callimaco all'Odissea o all'Iliade messi insieme. E quindi la donna, non è che non sono state donne nella saga di Tex, ce ne sono state molte, però qua è una donna francese, per cui di facili costumi si suppone, almeno questo me lo può dire lui che l'ha disegnata. Beh, ma insomma, è anche spara, cioè ammazza anche senza scrupoli, per cui è fantastico. La donna che fa per Carson, lui lo dice. È una figura femminile molto moderna, però, che mi ha fatto... Certamente. Quindi queste sono, diciamo, le novità di contenuto, ma anche di... Poi l'abbiamo fatta assieme questa cosa, nel senso che il lavoro grosso l'ha fatto lui, questo è evidente. Il lavoro, la cosa bella, se non c'era lui questa cosa poteva afflosciarsi come, non dico cosa perché è un pallone che è sgonfiato. Ecco, la verità è che se non hai il disegnatore giusto al momento giusto le cose non funzionano. Quindi la scelta, che sembrava bizzarra, di affidare a Mario il primo volume della collana, perché io lo considero il primo, è stata alla fine vincente. Ripeto, insieme, cioè io gli davo dei layout che lui poi modificava e mi rimandava ogni volta, per ogni vignetta c'erano qualcosa come 10 email, prove, tentativi, cioè il suo primo era già perfetto. Molto partecipe. Sì, io dovendo seguire altri 40 disegnatori ero abbastanza in difficoltà, però è stato molto divertente e soprattutto mi piace quando c'è questo entusiasmo, no? Quello che non si può mai sentire. Per cui ogni tanto c'è stata anche qualche graziosa trovata grafica, non so, il bicchiere che cade scontornato per un'idea sua a fine pagina, oppure c'è stato questo l'abbiamo studiato assieme, il passaggio del fiume con la vignetta continua e una mia idea bizzarra di fare, che lui ha realizzato magnificamente, di passare dal giorno alla notte con una sola vignetta. E questo, narrativamente, questa è una perdita di tempo, una scena che potevo raccontare in due vignette, però avendo la possibilità di questa bravura grafica sua, perché lavorando di conserva io qui avevo già visto quanto lui era bravo a interpretare il West, abbiamo deciso di fare anche questa scena qua. Oppure un'altra idea che lui ha realizzato meravigliosamente era il flashback con il color seppia che si sgrana, eccetera eccetera, che si ripete due volte, perché anche in questo caso c'è un caso in cui le immagini mentono e un altro caso dopo in cui invece le immagini non mentono più, per cui si capisce che cosa realmente sia successo nel passato al padre di Blanche. Quindi delle novità ci sono, ma anche... Che cosa? Quindi effettivamente non dico che sia di rottura, noi la serie regolare di Tex ce l'abbiamo sempre e Tex è sempre lui,
però è un altro modo di leggerlo, di scriverlo, di disegnarlo. Ma io penso che sia anche un tributo a un personaggio che ha una potenzialità ancora non ancora indispresso, cioè voglio dire, Tex può anche fare questo, non è che bisogna abbandonare quello che è Tex storicamente per tradizione, assolutamente no, però quando uno ha un personaggio come Tex che si presta a essere declinato anche in questa maniera qua, sarebbe un peccato non farlo. Allora, questo è dimostrato che si può fare anche così, quindi Tex sopravvive anche in questo modo. Una cosa che vorrei chiarire quando dicono alcuni che Tex non va cambiato, infatti non lo stiamo cambiando affatto, semplicemente cerchiamo di declinarlo in altri modi, perché Tex è un fumetto che ha quasi 70 anni di vita, mancano 3 anni al 70° compleanno, è una cosa abbastanza incredibile perché Tex ha anche una mole incredibile di pubblicato, a differenza di altri fumetti antichi che non pubblicano quasi nulla. Quindi è stato anche un fumetto innovativo molto spesso nel corso degli anni. Cioè, chi dice che Tex deve rimanere sempre uguale a se stesso dimentica che si è rinnovato dal punto di vista del formato, passando dalla striscia all'albo cosiddetto gigante, poi al Texone, ma si è rinnovato anche nella grafica, perché è difficile accettare che uno pensi che Tex abbia sempre la stessa faccia quando esiste la faccia di Galeb, quella di Ticci, quella di Civitelli, quella di Fusco recentemente scomparso, quella del compianto Nicolò, che sono tutte diversissime. Quindi secondo me il volto di Tex fatto da Mario rientra perfettamente nella riconoscibilità di Tex. Detto questo, penso anche che a 70 anni circa di vita era giusto, se non lo facciamo adesso quando, provare degli esperimenti non distruttivi, ma spero che possano dare nuova linfa al personaggio, alla sua vita editoriale e ai suoi lettori. Abbiamo fatto la serie a colori che ha voluto Sergio Bonelli, abbiamo fatto la serie a colori di storie brevi che abbiamo voluto un po' tutti per provare nuovi autori, anche nuovi sceneggiatori, nuove soluzioni narrative, e questo è per il momento l'ultimo, lo chiamavo esperimento perché spero che riesca, perché secondo me artisticamente, grazie a Mario, è riuscito. Certo, questo tipo di formato in Italia non ha mai venduto molto, per cui noi speriamo soltanto di poter rientrare in costi di produzione. A questo punto saremmo contenti e andremo sicuramente avanti. Ci sono altre 3 storie in lavorazione, però in realtà io ne ho già in mente altre, e questo quindi mi dispiacerebbe non scriverle, perché le altre si ricollegherebbero in un certo modo alla giovinezza di Tex, e l'idea mia è di raccontare tramite questo formato e con avventure nuove l'epopea di Tex, rivedendo Lilith, rivedendo la lotta contro alcuni dei nemici storici di Tex della saga, che non sono mai veramente usciti di scena, perché Bonelli o si è dimenticato o ha pensato in futuro di far uscire di scena, ma poi non è accaduto, e quindi il materiale c'è per raccontare in un altro modo e sotto altri punti di vista alcuni aspetti della vita del giovane Tex. Tuttavia i prossimi albi saranno un pochino più nella norma, li abbiamo scritti io, Manfredi e Rubio. So che tu hai avuto delle difficoltà per... Per entrare nel quello che fa, il fatto che Tex, in realtà di Tex ognuno dà la sua interpretazione. Sì, però non deve essere l'unica, non deve essere... No, però ci sono degli elementi che fanno di Tex, non so, io una critica che ho sentito spesso muovere a Tex è che è un personaggio inespressivo, non recita. In realtà Tex non è che sia inespressivo e non recita, è un personaggio che secondo me ha molto in comune con Superman, cioè uno che è sopra, ha un'idea assolutamente precisa di quello che è giusto e sbagliato, non si muove da quello che secondo lui è giusto e lotta comunque contro quello che è sbagliato, e è anche perfettamente consapevole della sua superiorità, per cui in realtà non ha paura Tex, ha sempre uno sguardo che comunque è superiore sulle cose che gli succedono, ed è questo che bisogna cercare di trasferire ritraendolo con un disegno, cioè qualcosa nello sguardo di Tex, nel suo atteggiamento, che sono veramente cose microscopiche a livello grafico che fanno di Tex, anche se appunto poi il naso non tutti lo fanno nella stessa maniera, la mascella non la fanno tutti nella stessa maniera, però in qualche maniera se riesci a trasferire questa
questa superiorità, questa giustezza di testo in un disegno c'entri il personaggio. Questa è stata la difficoltà maggiore. La difficoltà è che narrativamente parlando Tex è un eroe, per cui non è un personaggio del tutto umano. Questa è la differenza essenziale che con gli altri eroi del, del fumetto western francese che si è detto è il suo bello, quindi quindi è difficile, però è anche umano. La difficoltà che ho con alcuni disegnatori che lavorano anche nello staff, non dico quali perché poi gli ho spiegato che non è così, adesso per fortuna ho la voce in capitolo, è che loro mi facevano un text granitico, sono uscite delle storie di text granitico sempre serioso, incazzato, ingrugnato, perché loro pensano che text sia così, ma text invece a sorridere. Infatti lui mi aveva tolto dei sorrisi, questo è incredibile, e glielo ho fatti rimettere. Perché Tex, se tu, voi conoscete Tex, per me le storie disegnate a Lettieri, che lui è il massimo in questa espressione del Tex allegro, gioviale, ironico con nei battibecchi con Carson, quello è il lato umano dell'eroe. Per cui quando scriviamo Tex, purtroppo la difficoltà non è quella di fare una storia normale, di gli altri personaggi possono essere umani, essere fallibili, ma lui è un po' come Achille, cioè il lato umano di Achille ci sarà pure stato, no? Ogni tanto è stato raccontato, non è facile, no? Cioè, perché è un eroe con i controfiocchi. Comunque, per far riconoscere il Tex, l'idea mia geniale è stata quella a un certo punto di farlo rivestire e di fargli mettere la camicia gialla. Scusatemi per questa, però è efficace perché lui ha disegnato una bellissima immagine a figura intera di Tex, che nelle prime pagine c'è persino qualche lettore che ho letto sui forum, su Facebook, non so dove l'ho letta, che ha detto ingenuamente: io non avevo capito fino a quel momento che il prigioniero era lui. E per cui, ok. Perché effettivamente Tex era. Bene, allora era giusto. C'è la barba, il cappello, tutto. Facciamo una piccola furbata che è classica, anche quella, la vestizione dell'eroe, che si rimette i suoi vestiti e poi finalmente è libero di agire. No, ma io ti chiedevo, per entrare nel West, so che ti sei documentato molto. Ho guardato una quantità di film. No. Hai guardato John Ford, penso. Sì, proprio una quantità. Anche di cose recenti che mi ha consigliato Mauro, c'era Lonesome Dove, che è quello con... Sì, il telefilm di Lonesome Dove. È molto bello. Questa storia di Texas Rangers delle origini, cioè un ciclo bellissimo di... Perché il Western, il West c'è un fatto... iconografico di vestiti, cavalli, finimenti, le armi, eccetera, ma è tutto un modo di muoversi, no? Cioè, si muove un po' come John Wayne, no? E sì, bisogna imparare a far recitare i personaggi nella maniera giusta, no? Una delle cose che suggerisco sempre ai disegnatori che approcciano Tex, di vedere, non dico come si muove John Wayne, però lo potete, chi l'ha visto può visualizzare, il modo in cui per esempio Ticci e Nicolò disegnavano la figura di Tex statica, però sempre con un dinamismo implicito. Deve essere un po' così. Cioè non è mai rigido, impalato come un baccalà, ma è sempre molto dinoccolato, molto morbido, sempre pronto a estrarre la pistola o togliersi il cappello o mettersi la sigaretta in bocca con gesti molto precisi e però armonici. E questa è la difficoltà. Chi disegna un personaggio goffo anche in una sola vignetta, mi è successo l'altro giorno con un disegnatore di cui naturalmente non faccio il nome perché questo può capitare a tutti, c'era questo Tex che correva su un tetto e, in carità, quello mi sembra mio zio con la pancia che è già in pensione, non mi sembra Tex, quindi gliel'ho fatto rifare, poi non so cosa salterà fuori, ma la difficoltà è quella, che Tex deve essere riconoscibile a livello visivo, ma non tanto perché chiunque lo disegna in un modo diverso, quello che anche i lettori a volte non si rendono conto, si sono abituati a quel Tex lì e credono che sia sempre uguale, non è uguale, è sempre stato diverso, è sempre diventato diverso. La prima storia di Ticci è stata criticata, la prima storia di Fusco è stata criticata e così via. Ma la riconoscibilità è nel modo in cui lui si muove fisicamente, come agisce sia graficamente che come... letterariamente, come si esprime, come agisce e come risolve le situazioni. È lì che non bisogna sbagliare, qualche volta sbaglieremo naturalmente, ma la difficoltà è quella. Non so, vuoi dire qualcos'altro sulla parte artistica, perché per quanto mi riguarda non hai altro da dire. È stata una gran novità, non avevo mai fatto. Io poi per mio gusto, io amo molto la fantascienza, per cui siamo veramente su un altro pianeta, anche letteralmente. Non mi piace, sono abituato a disegnare cose completamente di fantasia, magari
non completamente di fantasia, quello che mi piace della fantascienza è che ti permette di citare, di prendere di qua e di là, non so, mi piace l'architettura in due, la piglia, e qua invece bisogna essere molto precisi, molto rigorosi, cioè l'ambientazione storica è quella, quindi le armi devono essere quelle. Sì, ma anche il paesaggio, anche cioè la cosa straordinaria è che lui ha centrato subito, non so, per esempio una stanza di un albergo del West, oppure l'interno della prigione messicana. Ma lì devo dire che rapidamente se uno guarda, sì, ho visto rapidamente così, ho visto veramente centinaia. È stato su tutta la notte per diverse notti. Cioè, la cartella di documentazione per un vero professionista. Eravamo sui 3,5 giga. Veramente parecchio. Non bisogna buttare via questa tua expertise, bisogna assolutamente riprenderla per una prossima. Per quanto riguarda il risultato, ripeto, anche dal punto di vista produttivo e tecnico, la carta che abbiamo scelto è molto rispettosa dei suoi colori. Sì, questa volta ci è venuta bene, l'altra volta con Serpieri un po' meno, purtroppo. E il risultato è incredibile, l'unico problema, ce ne siamo accorti dopo, è un po' sottile, non fa... questo devo dire mi dispiace molto. Esiste una carta così lucida di una grammatura ovviamente superiore, la prossima volta useremo quella in modo che... può sembrare più ricco l'album, ma l'interno è ricco davvero, nonostante quello che possa apparire a prima vista. Quindi mi auguro, ripeto, che questa esperienza vada avanti con i due disegnatori che ho citato, il terzo di cui non mi ricordo il nome, e poi si vedrà ancora. Io in realtà ho grandi speranze, se questa serie dovesse andare bene, incrocio le dita, assumere per il futuro, a parte il possibile ritorno di Mario, ma non voglio fare grandi nomi tipo Manara, non ci penso neanche perché Manara richiederebbe un venduto ancora superiore, però un autore come Marini, oppure altri autori che hanno lavorato per la Francia, come lavorano per noi, come Andreucci, che sta lavorando a un texone meraviglioso sulla giovinezza di Tex, quindi sarebbe molto adatto, un texone che uscirà tra un paio d'anni perché prima arriverà quello di Breccia. Lo stesso Breccia ha espresso interesse per fare un album di questo genere. Enrique Breccia sarà il protagonista probabilmente del texone di questa primavera. E le sue tavole sono meravigliose. Il suo tex è veramente molto personale, però, Alberto, dal punto di vista grafico. Per quello che conta, abbiamo detto, non è tanto il naso. No, in questo caso si parla proprio di naso, perché i nasi di Breccia li sappiamo che sono. Ma è il modo in cui si muove, il modo in cui si muove è veramente Tex, e tutto l'ambiente intorno è veramente il West, questo è l'importante. Insomma. Bene, potrei andare avanti per mezz'ora, ma sarà meglio che mi fermi qua, e se ci sono domande, volentieri. Ah sì, c'è una domanda. Sì, no, perché domanda volevo aggiungere proprio il fatto che... praticamente ha detto che si è trovato, lui fa molta fantascienza, io ho letto Morgana tra l'altro, devo dire che una volta avevo letto un'intervista di Moebius, cioè Giraud, l'autore disegnatore di Blue Bear, che aveva detto che in fondo fa fantascienza, western, la stessa cosa perché c'era cioè, desolazioni spaziali. Da questo punto di vista... Sì, magari anche sì. La differenza grande è che bisogna essere rigorosi. No, cioè, la pistola nella fantascienza me la invento io, qua deve essere quella. Oltretutto se siamo in un periodo, siamo prima del 73, non può anche, neanche essere quella col tamburo a cui siamo abituati, perché i bossoli li erano appena inventati, perché esiste ancora la single action con i tamburi modificati per usare il bosso, che è quella pistola che usa Tex in questo qua. Cioè, bisogna sì, tra l'altro poi vabbè, noi non stiamo tanto a vedere, però almeno graficamente, poi nel duello, ecco, non è che mi chiedo se lei prima deve alzare, lo fa però, comunque lo fa perché no, lui disegna il pollice della ragazza sulla pistola, perché siccome è single action non deve per forza usare il pollice. Una volta adesso si lavora così con l'SMS invece si sparava, può darsi che qualche volta me lo sia dimenticato, però no, dovrebbe esserci sempre. Quindi è preciso anche in questo. Certo. E poi vabbè, Moebius faceva Arzak, che era nel deserto, per cui quello intendeva, no? La desolazione spaziale. Sì. La sua fantascienza è molto più tecnologica. Ecco, sui colori è una cosa su cui abbiamo parlato, ma subito li ha azzeccati. Perché sui colori, per le sue serie fantascientifiche, di fantasia, eccetera, sono più freddi, più glaciali, vero o no? Sì, qui invece hai usato una palette diversa. Sì, poi volevo essere più caldo. Pensavo che questa avesse bisogno di colori più
Beh, giustamente. Più caldi. E la cosa in cui... Forse che ci fosse più legno, più... Beh, più anche il colore caldo delle scene all'interno, per esempio, no? Questa del teatro, quella dell'albergo. Ma la cosa che mi ha sconvolto in un primo momento sono stati i suoi notturni, i suoi interni bui. Per lì abbiamo dovuto trovare la carta buona anche per quello, perché lui per la prima volta in questo genere di storie per noi ha usato veramente dei colori notturni in cui la camicia gialla di Tex obiettivamente non può spiccare, perché di notte non si vede, per cui tradendo quella convenzione un po' antica per cui invece la vediamo anche di notte, per cui devo dire che è stato molto realistico, molto raffinato anche in quello. Grazie. Per quello. Ebbene, non poteva essere altrimenti. Riscontro di mercato, nel senso che ovviamente interessato a questo formato, si ragionava sulla logica anche di fare il test con questo albo, quindi capire un secondo, dopo questa prima settimana circa di c'è già un ritorno, comunque una prospettiva? Non abbiamo idea ancora, no. Non abbiamo saputo niente, almeno forse la settimana prossima sapremo qualcosa. Mi auguro che allora, con Serpieri siamo andati, diciamo, al di sopra, non al di sopra delle aspettative più ottimistiche, ma abbiamo abbondantemente superato il pareggio, però era un album un po' particolare, era un grande nome. Certo, è un album zero per certi sì, aspetti, sì, nel sì, senso sì, che ha uno stile diverso, sì, sì, esatto. Il personaggio va, anche lo stesso Serpieri aveva una sua particolarità. Esatto, invece questa è una serie nuova, vediamo, per esempio la prossima storia di Stano è realizzata con lo stesso tipo di grafica, insomma è diversa perché è stata disegnata a Stano, è molto diversa. Però è sempre con le quattro strisce, tante piccole vignette, splash pages e via di questo passo. Quindi questo sarà il numero due, quindi questo è l'inizio vero, è qua, diciamo, no? Quello di Serpieri è una specie di tentativo di fare un cartonato dopo tanti anni. Quello è andato bene, mi auguro che questo vada bene.